Ed eccoci di nuovo in diretta, come tutti i giorni per le nostre lezioni, correzioni, estrazioni di trucco permanente. Care amiche, cari amici, io sono Stefano Strano e ci sono molte persone nuove in questo gruppo, molte persone che seguono questi video per la prima volta. Dovete sapere che io, questo lo dico per chi non mi conoscesse, per chi insomma sono i primi video che vede, ecco, io mi occupo di trucco permanente da tanti anni, ho un percorso di studi abbastanza lungo e variegato. E da un certo numero di anni mi sono dedicato alla divulgazione e anche all'insegnamento del trucco permanente. Ho messo online moltissimo, moltissimo materiale gratuito. Non abbiamo fatto il calcolo delle ore, forse ci ha provato qualcuno di voi, ma comunque siamo intorno a 250 video e quindi sono veramente tanti, tanti, tanti e c'è tantissimo materiale. Gratis per tutti. Inoltre giro l'Italia in lungo e in largo e anche diversi paesi d'Europa sempre ad insegnare il trucco permanente. Quindi chiunque avesse piacere di come dire, partecipare a un corso o semplicemente incontrarmi può farlo regolarmente un po' in tutta Italia. Però intanto può cominciare a seguire i nostri incontri dedicati al trucco permanente. In questi giorni sto facendo molti video online, ci stiamo incontrando tutti i giorni, proprio per spezzare un po' la monotonia della quarantena, anche se non è una vera e propria quarantena, perché chi sta in casa oggi non è necessariamente malato, però diciamo così, è una quarantena preventiva, diciamo così. Allora, per spezzare questa monotonia abbiamo deciso di incontrarci e di fare qualcosa tutti insieme. In particolare, oggi parleremo di sopracciglia, facciamo qualche esercizio assieme e poi a fine di questa lezione ci sarà l'estrazione di un pigmento gratuito, beh, estrazione quindi un regalo, che sarà un dark worm. Dark worm, ora poi ve lo spiego meglio, che tipo... No, pardon, scusate, ho sbagliato, non è un dark worm, ma è un worm brown, eccolo qua. Un attimo, che qua ho tutta la linea Lux, eccolo qua, il Worm Brown. Vabbè, nessuno di voi se ne sarebbe accorto, ma comunque eccolo qua, il Worm Brown. Ora poi ve lo spiego meglio com'è, cos'è che le caratteristiche del Worm Brown. Allora, vedo che ci siete già in moltissime, moltissime. Ecco, sempre per chi ci segue per le prime volte, sono ormai più di 2 anni che regolarmente tutti i lunedì sera alle 9 noi facciamo una diretta. Una diretta tutti assieme dove parliamo di trucco permanente. Abbiamo toccato moltissimi lati e aspetti del trucco permanente e ne toccheremo ancora moltissimi altri perché il nostro è un mestiere veramente vario e variegato. A volte ci sono argomenti che magari si riprendono anche perché vanno modificati, perché cambiano le leggi, perché cambiano le cose, perché si aggiorna l'argomento. Ecco che quindi abbiamo sempre degli ottimi argomenti per passare insieme delle bellissime serate. Ok. Allora, prima di cominciare a salutarvi, perché vedo che siete già un certo numero, vi ricordo che una cosa molto importante e molto utile soprattutto è condividere il video che state guardando. Quindi condividi adesso in questo momento sul video e condividi nella tua bacheca, condividi se hai una pagina nella tua pagina, non serve condividere nel gruppo Trucco Permanente Forum, non serve lì perché lì lo facciamo già direttamente noi. Quindi ecco, condividete, in questo modo più persone potranno vedere il video e nessuno rimarrà escluso, perché regolarmente succede che mi viene detto come mai non lo sapevo, volevo sapere, mi sono persa la lezione, non lo potevo sapere e via dicendo. Quindi cortesemente perdete, dedicate quel 2 secondi perché non ne servono di più per condividere questo video. Fatelo pure subito perché almeno iniziamo alla grande e così posso cominciare a salutarvi. Allora, eccoci qua, eccoci qua. Allora, salutiamo Micaela che tra l'altro oggi è pure il tuo compleanno, quindi tantissimi auguri, Micaela. Ciao, ciao, tantissimi auguri. Se non ricordo male, avevi già detto anche la tua età, ma l'età non si ripete, ma non è importante, anche perché sei molto giovane, quindi fortunella pure te. Bene, ok, quindi tanti auguri da parte mia, da parte di tutti noi. Giuseppina Cuffari, Antonietta Leone, Teresa Pignatelli, Vincenza, Elena Simina, Laura Pica, Laura Pini, Elisabetta Agostini, Mari di P.
Marcello Loira, Marcello, prima o poi ce la farai a vincere. Federica, ciao Fede, Veronica Gezzi, Amira Daria, Alessia Caucchioli o Caucchioli, poi ce lo devi spiegare. Marzia Fontana, Ela Visconti, Virgilio, ciao Virgilio, Serena Losito, Anna, ciao Anna carissima, Rosella, Francesca Rappo, quanti siete, fantastico, Daniela Morelli, Alba, Valentina, Teresa, fantastico, fantastico. Andiamo anche su, sulla chat di YouTube, così vi vedo bene e così potete anche voi controllare la chat di YouTube. Eccola qua. Eccoci qua. Quanti siete? Franci Art, River Johnny, ciao. Tatiana, ciao. Io avete visto che ho imparato a leggere Tatiana, Tatiana. Robby Roberta, Alessia Carbone, ciao. Michela, Adriana, Ferdi Ferrara, ciao. Anna Rita, carissima, Mellone, Elena Usvardi, Amal, Lauxuk, Maira, ok, fantastico, fantastico, siete veramente... Giada Vianello, Silvia Melita, Samira, Serena, ciao, 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 Alba. Allora, vi farei una domanda, visto che siete così carini, no? Ok, sì, giustamente Deborah ricorda, iscrivetevi al canale YouTube, no? Questo l'ho già detto molte volte perché ci sono moltissime persone che guardano i miei video, oh, ma veramente siamo nell'ordine davvero delle migliaia, 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 e però soltanto meno della metà delle persone iscritte si iscrive, cioè delle persone che guardano i video si iscrive, no? Anzi, molto meno della metà si iscrive, quindi iscrivetevi, questo aiuterà il canale a essere più efficiente, eh? Allora, oggi è anche il primo giorno di primavera, quindi molto bene, molto bene. Purtroppo non ce la possiamo granché godere all'aperto, nonostante sia una bella giornata, però insomma anche aprire le finestre e respirare l'aria della primavera è sicuramente una bella cosa, una bella cosa. Allora, facciamo un po' una cosina carina che mi sembra simpatica. Allora, per quelli di voi che stanno seguendo i miei video le prime volte, la prima volta, ecco, se è proprio la prima volta o se sono le prime due volte, tre volte, insomma, ecco, perché commentatemi per favore scrivendo nuovo, nuova, nuovo, nuova, così sappiamo anche un po' quante persone che ci sono nuove, in modo che tutti gli altri potranno darvi il giusto benvenuto, eh? Quindi provate a commentare adesso scrivendo ciao, io sono nuova, nuovo, nuova, ecco, insomma, da capire quanti ci sono per le prime volte qui con noi. Intanto, vi ricordo, e vado a vedere intanto qui, buon pomeriggio, ciao, ciao, sì, ok. Allora, intanto vi ricordo che, come tutti i giorni, anche oggi, faremo un'estrazione. L'estrazione riguarda quest'oggi un colore warm brown. Il warm brown, eccolo qua, spero che si veda bene. Spero che si veda bene, non è... ecco, è dovrebbe essere abbastanza a fuoco. Il warm brown, comunque poi lo vedremo meglio, è un marrone di medio, diciamo, non estremamente scuro, già un buon medio, abbastanza caldo, e che si può utilizzare veramente in un gran numero di casi. Va benissimo sia da essere utilizzato da solo, va benissimo anche da essere utilizzato per smorzare sottotoni della pelle, quindi molto molto bello questo colore, è uno dei colori che vi piace di più, quindi è uno dei colori del quale riceviamo maggiori apprezzamenti, e anche io lo uso veramente molto volentieri. Quindi il warm brown, che vuol dire nient'altro che marrone caldo, è oggi in palio. Volevo farvi notare una cosa, spero che voi la apprezzerete, ma so che l'apprezzate, è che i colori della linea Lux hanno dei nomi molto molto semplici, perché il marrone caldo, che è questo, si chiama warm brown, non si chiama easy chocolate oppure radice di radicchio oppure oppure che ne so, pigna secca martoriata oppure pelle di cane lupo bagnata, ecco, no, si chiama, e quindi uno non capisce, invece che si chiama marrone caldo e non puoi sbagliare, no? Allo stesso modo gli altri colori che abbiamo visto hanno tutti dei nomi che sono, è impossibile sbagliare, come il nero ad esempio. Ieri abbiamo visto ad esempio il dark cold, ora lo prendo, dove
Ecco, il dark cold l'abbiamo visto ieri. Dark cold vuol dire che è un marrone freddo, molto scuro, dark, no? E il nero si chiama eye black, cioè nero da occhi, no? Ecco, questa cosa qui è importante perché così mentre siete lì che lavorate, voi potete utilizzare il metodo che vi ho insegnato io per mescolare i colori e non vi sbaglierete perché voi sapete che cosa state utilizzando, perché c'è scritto sopra, perché un warm brown è un brown warm, cioè un colore marrone caldo effettivamente. Andiamo un pochino a vedere i vostri commenti. Adesso vi spiego come fare. Esatto. Sì, esatto. Sexual chocolate, pelle di cane lupo bagnata. Sì, tutti quei nomi che volete sapere, dovete sapere che quei nomi, vedo che vi sta piacendo. Quei nomi lì, sono pensati appositamente perché così voi non potete passare ad altri colori, no? Cioè, è un modo per tenervi legati a una certa linea di colori, perché se voi avete imparato a utilizzare un colore che si chiama chocolate meridionale, voi non sapete più poi a che cosa corrisponde. Quindi, quando vedete un colore di un'altra linea, fate fatica a utilizzarlo perché non sapete a cosa corrisponde. Io invece non mi curo di queste cose che trovo, le trovo di marketing aggressivo e non mi piacciono. Ecco, allora ho dato dei nomi che sono dei nomi invece semplici, il marrone caldo. E così voi quando siete lì che state lavorando, non potete fare errori, non potete confondervi, non potete sbagliare. E soprattutto io ho pensato alle persone che devono iniziare a fare il trucco permanente, no? Ecco, iniziare a fare il trucco permanente e quindi non hanno il tempo di mettersi a fare delle prove, anche perché ragazzi, le prove se no vanno fatte sulle persone, noi non le facciamo le prove sulle persone. Allora io ho scritto dei nomi che sono effettivamente dei nomi semplici anche da imparare anche le prime volte, no? Ecco, quindi tutto veramente semplice. Ok, allora, devo dire che praticamente non ci sono. Sì, Lella mi ricorda che il segreto è che non ci sono segreti. Ecco, vedete che ed è vero, eh? Ed è vero. Il segreto è che non ci sono segreti. Io dico le cose come stanno, anche nei colori c'è la stessa filosofia, no? La filosofia del segreto è che non ci sono segreti. È un marrone caldo e devi usarlo come tale. Non c'è bisogno che ti dica che equivale a una radice di, non lo so, una radice di pistacchio dell'Oregon. Cioè, perché tu poi non capisci a cosa si riferisce, capisci? Ecco, allora, vedo che non ci sono praticamente persone nuove. Nessuno ha scritto nuovo, nuova, nuovo, nuova. Vediamo un po' su YouTube, su Facebook, se c'è qualcuno nuovo. No? No, sono tutte persone che evidentemente mi seguono già da un certo numero di lezioni, no? Già da un certo numero di lezioni. E questo mi fa molto, molto piacere. Però allo stesso modo, io vorrei che facessimo insieme tutti un ragionamento, no? Il ragionamento è questo. Vi ricordate voi quando non mi conoscevate? Sì, certo, ovvio, no? Soprattutto quelli che magari mi seguono giusto da un paio di mesi. Vi ricordate prima, no? Immagino che vi abbia fatto piacere cominciare cioè, a sapere che online c'era una quantità di informazioni gratis che spaziano da tutto, dai colori agli aghi, al dermografo, al lavoro, alle sopracciglia, ai peli, alle labbra, agli occhi, ce n'è veramente di tutti i tipi. Immagino che vi abbia fatto piacere questa cosa e che probabilmente vi abbia aiutato ed è il motivo per cui siete ancora qui. Siete ancora qui. Allora io vi chiedo questo, visto che, come dire, io inevitabilmente non ho i mezzi di diffusione, che hanno, le grandi aziende, perché, come dire, le grandi aziende sono delle multinazionali che hanno una potenza economica che ovviamente non può essere paragonata a quella di una piccola azienda, seppur in crescita, seppur molto sana, seppur con degli ottimi risultati, ma comunque piccola, no? Ecco, un po' come la Ferrari, no? La Ferrari è un'azienda molto piccola rispetto ad esempio all'FCA, ecco, o la Volkswagen, è un'azienda molto piccola, piccolissima, eh? Non per questo è un'azienda di minore qualità, anzi, spesso, anzi, nel caso della Ferrari è un'azienda di moltissimo maggiore qualità per quanto riguarda i prodotti. Nonostante tutto, però, la potenza economica non è assolutamente la stessa. Allora,
Come ha fatto piacere a voi, sicuramente fa piacere anche ad altri, fa piacere anche ad altri, e l'unico modo che abbiamo è unire un po' le forze, no? Unire le forze non vuol dire niente, basta semplicemente condividere il video e ogni tanto condividerlo anche nei gruppi delle estetiste, condividerlo nel gruppo di chi fa unghie, perché ci sono tante persone che fanno unghie e trucco permanente, condividerlo nei gruppi di trucco permanente. Ecco, condividere il video serve a far conoscere agli altri quello che io faccio, perché io da solo più di tanto non riesco a fare, però insieme invece possiamo fare tantissimo, anche perché ormai siamo un gran bel gruppo. Inoltre, anche il nostro gruppo, che è il gruppo, diciamo, che ci dà diciamo, una casa online, che è questo, è il Trucco Permanente Forum, in pochissimi giorni siamo arrivati a 520 persone iscritte, il che vuol dire comunque che vi è piaciuta l'idea, che è molto seguito. Anche questo forum lo potete condividere, soprattutto in questo forum voi potete invitare, vedete qua in alto, voi dove c'è scritto invita membri, eccolo qua, vi faccio vedere qua, voi potete invitare chi volete e in questo modo insomma possiamo dar vita a qualcosa che sia sempre più importante, anche perché se saremo sempre più importanti, sempre più forti, avremo una voce più forte per tutta una serie di questioni che sono sicuramente importanti anche per voi. Ok, bene, direi che ci siamo. Possiamo iniziare a parlare di sopracciglia. Ah, ecco. Ah, sì, va bene, intanto mi state confermando, eh. Sicilia Nella, no, tu non sei nuovo, è un anno, esatto. Lice dice, perché in pratica ci hanno fregato soldi e ci hanno proprio abbandonato. Io ho subito dato il 100% e mi ha aiutato tantissimo. Grazie, sono molto contento, Licia, ciao. Ciao a tutti, grazie Stefano che ci semplifichi la vita. Ho iniziato a seguirti da circa 3 mesi. Sto migliorando e imparando cose nuove. Grazie mille, grazie a te Vanessa. Roby Roberta, sì, anche a me hanno fregato un casino di soldi, che però poi ho pure rinunciato e poi ripreso, perciò dovevo prima sborsare, lo so. Alba dice, siamo gelose. No, ma non dovete essere gelose. Gelose di cosa? Non c'è, per quale motivo? Io ho sempre risposto e sarò sempre disponibile per tutte. Gelose non ha senso in questo caso, in questo senso, no? Allora, andiamo un po'. Io ti condivido sempre, Francesca, bene, ok. Bene benissimo. Allora, ultima cosa. Domenica dice, ci sono molti nuovi, ma si vergognano. Allora, vediamo come partecipare all'estrazione del Warm Brown oggi. Ormai siete abituate, ormai sapete, e vi faccio vedere come si partecipa all'estrazione del Warm Brown. Allora, il Warm Brown, eccolo qua. Adesso io praticamente condivido questa foto. Questa foto la sto mettendo sulla mia pagina Stefano Strano Trucco Permanente. Allora, quindi commenta per partecipare all'estrazione. Allora, voi potete andare sulla pagina Stefano Strano Trucco Permanente. La foto la sto mettendo in diretta perché così voi siete certi che non c'erano commenti precedenti. È una questione di trasparenza, no? La pubblico in diretta così voi la vedete adesso. Aggiorniamo la pagina. Così è tutto pulito, limpido, eh? La foto la metto adesso. Quindi le persone che sono qui e che hanno ascoltato le istruzioni partecipano, gli altri no, ovviamente. E poi faremo l'estrazione a fine. Eccola qua, quinta estrazione. Potete andare su questa pagina, già che ci siete, se non l'avete fatto mettete pure il like, se vi va, se non vi va è uguale. Nel caso della mia pagina personale, ovviamente, non è che mi interessi più di tanto che ci siano i like, perché la mia pagina personale serve soprattutto anche alle mie clienti, alle persone che mi seguono, ecco. Mentre per quanto riguarda la diffusione, invece, il canale YouTube e i video che metto, insomma, se ci sono più like, se ci sono più follower, come si dice, il canale funziona meglio.
Ok, state commentando, quindi aspettiamo un attimo che commentate. Intanto cominciamo a parlare di sopracciglia, quindi di quello che dobbiamo fare oggi. Ok? Che succede? Ho sbagliato a fare qualcosa. Ho sbagliato a fare una cosa, datemi solo un secondo perché sennò perdo le staffe. Ho perso la dashboard di Facebook, bravissimo. Allora, ce la possiamo fare. No, non ce la posso fare. Se no vi perdo e non riesco a vedere le vostre. Mi sono perso completamente la dashboard di Facebook, quindi non riesco poi a vedere le vostre. Vediamo un po', eh. Datemi un secondo, scusatemi, ma mi sono perso la dashboard di Facebook e non riesco poi più a vedere cosa sta succedendo e questo è un problema. Perché non riesco a vedere poi le vostre... Dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Ce la posso fare? Ce la dovrei poter fare in teoria. Allora, niente, sembra impossibile ricondurre alla dashboard di Facebook precedente. Pazienza, devo però ok, vabbè, se non altro posso leggere i vostri commenti. Allora, non so se voi potete leggerli a questo punto. Ci provo, eh. Vediamo, ecco, vediamo se riesco a farvi leggere i commenti. Ok. Allora, Marzia Fontana mi dice: carissimo Stefano, ti seguo felicemente da un paio di mesi grazie al tuo metodo, approccio di insegnamento e schiarito e informato i miei pensieri riguardo le lezioni, grazie per la tua umanità e trasparenza per ciò che fai. Grazie a te Marzia, sei molto molto gentile, grazie. Bene, ok, allora, dai, partiamo con la nostra lezione. Questi sono, ecco, queste qua. Partiamo con la nostra lezione. Niente, oggi c'è questa difficoltà di far funzionare le cose che non so perché, ma è così. Abbiate pazienza, ma Facebook sta facendo i capricci. Intanto, preparate il vostro dermografo, eh? Preparate il vostro dermografo, pelle sintetica, ago da linea. E vediamo un pochino, eh? State commentando? Bene, ok, benissimo, almeno quello lo riesco a vedere. Ok, bene, bene, bene. No. Ce la possiamo fare. Quando succedono queste cose in diretta divento sempre... cioè mi si illumina la giornata, sapete? Allora, va bene, dai, va bene, va bene. Andiamo avanti, andiamo avanti. Anche perché non riesco a fare diversamente. Ok, allora, dicevo, oggi parliamo di sopracciglia. Dunque, ovviamente siete libere
di farmi le domande da adesso in poi che preferite. A proposito delle sopracciglia, dei dubbi che avete sulle sopracciglia, io vorrei farvi fare a livello di esercizio qualcosa che riguarda il pelo, nel senso che abbiamo visto nei scorsi giorni un po' di regole per fare le sopracciglia, per fare i peli, un po' di cose. Ecco, una cosa che è importante proprio è l'esecuzione del pelo. È inutile saper fare bene la forma, è assolutamente inutile, ad esempio, e io trovo che sia estremamente inutile avere uno schema per i peli. Uno schema per i peli io trovo che sia assolutamente inutile, non solo estremamente inutile, ma addirittura dannoso, perché se noi abbiamo, ad esempio, facciamo un sopracciglio, ad esempio, tiriamo via un sopracciglio possibile, ecco, più o meno, io sto disegnando in una posizione estremamente scomoda per farvi vedere, quindi non è che viene benissimo, comunque diciamo che ci sono alcune scuole di pensiero per creare, diciamo, i peli con una certa logica, o meglio, con un certo schema. Ora non me li ricordo, però ci sono, ad esempio, cose di questo genere che creano degli schemi, ecco, degli schemi precisi, dei pattern, no? Pattern precisi di questo tipo, sempre tutti uguali, si chiamano pattern, no? Quando voi prendete, diciamo, un piccolo schema e lo ripetete molte volte, quello è un pattern, no? E i pattern sono assolutamente sbagliati, perché non tengono conto dell'unicità della cliente. Cioè, quando voi vedete un sopracciglio con i peli fatti a pattern, che tipicamente si vede nel mondo del microblading, però ci sono anche molte insegnanti di dermografo che lo insegnano, ecco, vi faccio un esempio banalissimo, no? Cioè, ho pubblicato non molto tempo fa la foto di una mia allieva che ha fatto il corso avanzato e che ha fatto un esercizio su pelle sintetica molto bello, molto bello. Ovviamente non c'era nessuno schema, nessun pattern, ovviamente, perché io insegno a non avere schemi, non avere pattern. Questa una insegnante di trucco permanente, una di quelle più simpatiche, no? Una di quelle più simpatiche, è uscita dallo stagno e è venuta a commentare in maniera antipatica sotto il lavoro dell'allieva, e sotto c'ha scritto qualcosa del tipo: se vuoi ti mando lo schema corretto, no? Ha scritto una cosa del genere. Ecco, ha dimostrato in un colpo solo tutta una serie di cose negative. Ha dimostrato di non essere un insegnante. Ha dimostrato, perché un insegnante non si rivolge in questo modo, ovvio. Un insegnante deve essere autorevole, non deve essere autoritaria. Semmai dà un consiglio, no? Ma non prende in giro. Ha dimostrato di non avere riguardo nei confronti della persona, che evidentemente è una persona che, come dire, ancora non è così inserita come lei nel lavoro, quindi non ha avuto questa delicatezza, questo riguardo. Ha dimostrato di non sapersi fare gli affari suoi, che comunque, come dire, è un buon modo per vivere 100 anni, no? Si dice, ecco, come dire, se una cosa tu vedi che non ti piace online, non fai altro che andare oltre, non c'è bisogno di fare later e andare sotto e scrivere cose negative. Dice, vogliamo la vocina malefica? No, voglio la vocina adesso no, perché poi la faccio, poi ve la faccio quando scherzo. Adesso non sto scherzando, perché questa cosa è successa veramente. Ha dimostrato, soprattutto, alla fine dei conti, di essere una principiante. Perché principiante? Perché lei lavora a pattern, cioè lavora a schemi e insegna alle sue allieve gli schemi. E questo è, cioè, aggrapparsi a uno schema è tipico della mente pigra, no? La mente pigra ha bisogno di uno schema, no? Perché senza schema è persa, ha bisogno della bussola, no? Quindi il metodo di insegnamento a schemi va bene per i principianti, va bene per i principianti, e va bene per i pigri, per le pigre. Ecco, per queste due categorie va benissimo. Ora, noi diamo per scontato di non essere pigri, e noi ci diamo da fare, noi studiamo, voi tutte siete persone che si danno da fare, quindi per voi lo schema a pattern non va bene.
E poi c'è la questione invece di essere principiante. Ora, io posso capire che una principiante, un principiante abbia bisogno di uno schema a grandi linee per sapere dove girarsi, no? Dove girarsi, perché effettivamente fare sopracciglia le prime volte è difficile. Ecco, io cerco sempre di non spiegare degli schemi, ma di dare delle regole generali che però possono essere utili. Quindi però io aborro, come dice Mughini, proprio gli schemi. E quando lei ha scritto "se vuoi ti metto lo schema giusto", hai proprio rivelato di non aver capito niente in generale della vita, non hai capito niente, è evidente, ma non hai capito niente nemmeno delle sopracciglia. Perché? Semplice, perché se tu prendi 10 persone a caso, le prime 10 persone che ti girano intorno, no? 10 persone a caso, fai la foto alle loro sopracciglia e poi controllale, guardale, osservale e dimmi se sono fatte a schema. Dimmi se ne troverai una che è fatta a schema, no? Cioè non esiste questa roba dello schema. Lo schema serve solo per i principianti e per le pigre, no? E quando un insegnante insegna uno schema, è un insegnante principiante e o un insegnante pigra. Cioè, perché è ovvio che è facile insegnare uno schema, e anche un bambino può insegnare uno schema. Ecco, diventi un istruttore, non sei più un insegnante, no? Cioè, si fa così, il primo pelo così, il secondo pelo così, il terzo pelo così, boh. Anzi, poi queste si vantano pure che inventano degli schemi nuovi, no? Come se fosse una roba figa, no? Gli schemi nuovi. E ci fanno pure dei corsi, cioè ti fanno un corso per imparare uno schema. E allora tu che vai a fare un corso per imparare uno schema è perché sei principiante. Perché se non fossi principiante, un corso per imparare uno schema non lo andresti a imparare. Vi racconto una cosa per farvi capire questo concetto, no? Questo concetto qui. Dovete sapere che io ho studiato musica per tanti anni, l'ho fatto una vita, no? E sono molto a contatto con moltissime realtà anche importanti di grandi musicisti negli anni, insomma, crescendo artisticamente, e mi ricordo benissimo un insegnamento che mi era stato dato da un insegnante di batteria, un grande insegnante di batteria che viveva in quel di Milano, insegnante che aveva insegnato a suonare la batteria ad alcuni di quelli che ancora oggi sono i più grandi batteristi italiani, che incidono più dischi in assoluto e via dicendo. Questo insegnante, mi ricordo, che mi aveva detto chiaramente che se volevo imparare a studiare, a suonare bene la chitarra, dovevo ascoltare i sassofonisti. Cioè, se volevo imparare a studiare bene la chitarra, a suonare bene la chitarra, dovevo ascoltare i sassofonisti. Ecco, è una frase che chiaramente al principiante, il principiante non la può capire, ma quando poi diventi più anziano, invece ti si schiarisce tutto, no? Ti si schiarisce tutto, perché tu capisci che non ha senso studiare la chitarra e ascoltare i chitarristi, non ha senso. Tu vuoi imparare a fare le sopracciglia bene, non ha senso imparare uno schema di sopracciglia, non ha senso, no? Ma invece vai a fare scuola di pittura, ad esempio. Oppure quando io vi parlo di musica, quando vi parlo di filosofia, quando vi parlo di medicina per quel poco che so, magari insieme a un medico, quando vi parlo di argomenti che sembrano non c'entrare nulla, in realtà vi sto insegnando a fare le sopracciglia molto meglio. Perché io vi sto ampliando la vostra visione delle cose, e questa visione grande delle cose vi farà fare delle ottime sopracciglia. Se voi invece fate degli schemi, la vostra visione è stretta, stretta, stretta così. E quindi se vuoi imparare a suonare bene la chitarra, devi ascoltare i sassofonisti. Lui, che era un grande batterista, mi diceva che ascoltava spesso Jimi Hendrix. Perché? Perché la ritmica di Jimi Hendrix lo aiutava a fare meglio la parte della batteria, no? No, non era il Volpe, si chiamava Enrico Lucchini. Ecco, quindi potete andare a cercare chi era Enrico Lucchini, ecco, quindi troverete, come dire, una persona veramente di alto livello nel mondo della musica italiana. Quindi gli schemi no grazie, proprio gli schemi no grazie, però noi qui che stiamo facendo divulgazione, stiamo facendo esercizio assieme, dobbiamo fare ancora un passo indietro, perché prima di imparare a fare gli schemi noi non li impariamo, non li impareremo mai, non li impariamo perché è inutile impararli, non serve a niente, no? È come se tu vai a scuola guida e ti fanno lavorare sempre dentro un circuito ovale, no? Ecco, e tu continui a girare lì dentro ore e ore e ore e ore e ore,
Poi la prima volta che sei su una strada di campagna non sai come fare, non sai come girarti, perché ti rendi conto che il mondo non è ovale, no? Ma il mondo ci sono curve in salita, in discesa, con un'inclinazione, con un'altra inclinazione, con l'asfalto buono, con l'asfalto ripido, con l'asfalto rovinato, con la ghiaia, con la neve, col vento, con la tempesta, con la bufera, col capriolo che ti passa davanti, con le gomme lisce, con le gomme da neve anche quando c'è il sole, con le gomme lisce quando c'è la neve. Ecco, questo succede, con la trazione posteriore, con la trazione anteriore, con il freno a mano che non funziona, con quello davanti che ti passa senza frenare, con quello dietro che ti suona perché non sei partito. Ecco, questo è quello che succede nella vita. Non si gira mai nello stesso circuito a uovo, ok? Spero di essermi spiegato, come dice, no? Ok? Esatto, come dice Lella, dice, si parte con le basi tecniche e poi sviluppi la tua creatività. Allora, dicevo, io però faccio un passo più indietro, perché prima di parlare di come posizionare i peli, di fare tutto questo lavoro che è estremamente difficile, eh? Esatto, la ruota del criceto, esatto, sì. Prima di imparare questo, dobbiamo imparare a fare bene almeno un pelo, no? Almeno un pelo impariamo a farlo bene. E allora adesso prendiamo il dermografo. Sì, vedo che vi piace, che state dicendo che vi è molto chiara la questione, no? Ok, prima di imparare questo, vediamo di fare bene un pelo. Ora, un pelo che cos'è? Un pelo è una linea. Un pelo è una linea che però ha certe caratteristiche. Questa linea ha certe caratteristiche che abbiamo già visto. Tanto per cominciare, non inizia con un punto, ma inizia morbida, si inspessisce e finisce morbido. Tanto per cominciare, questo è importante. Poi i peli sono curvi, non sono dritti, non esistono dritti. Guardate, queste sono linee, questo è un pelo. Poi, se vogliamo essere ancora più precisi, il pelo inizia un po' più dritto e poi curva. Questo è un pelo. Questo è un pelo. Ora quindi l'esercizio che vi propongo è quello di prendere la pelle sintetica e fare un certo numero di peli, così uno di fianco all'altro, come un esercizio. Attenzione, sulle sopracciglia poi non farete mai i peli uno di fianco all'altro in questo modo, eh? Adesso però l'esercizio è, prima di fare tanti peli, caspita, facciamone uno bene. Facciamo proprio bene, bene, bene un pelo. Facciamone uno bene, 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 eh? E usate un ago da linea, se ce l'avete da 3, chi ce l'ha lo usa anche da 1, anche se io con l'ago da 1 sono un po' così, preferirei se aveste un ago da 3, ok? Bene, allora preparatevi il dermografo con il vostro ago da linea, con il vostro colore. Io utilizzerò il colore nero, lo annacquo un pochettino. Eccolo qua, preparatevi. Intanto leggo i vostri commenti. Allora, tanto vale fare le sopracciglia con le macchine preimpostate, certo, è logico. Allora, se dovesse essere schematico, dovremmo lavorare con lo stencil come i tatuatori per fare le sopracciglia. Certo, Silvia, hai perfettamente ragione. Ok, vabbè, abbiamo capito, prof, ok. Non dirmi che sei stato anche istruttore di guida. No, assolutamente no. Mi piace guidare, perché per forza di cose guido moltissimo nella mia vita, perché sapete voi che io giro tantissimo e giro quasi sempre in macchina, a meno che non si tratti di fare veramente superati i 600-700 km vado in aereo, però se no, per dire, a Roma vado sempre in macchina, ecco.
quindi giro molto in macchina. Mi piace guidare, guido volentieri, ecco, però non sono assolutamente un istruttore di guida. Io poi sono, i miei amici mi prendono sempre molto in giro perché in macchina io vado piano, no? Vado molto piano in macchina, seguo sempre i limiti, a volte anche molto meno. Io in autostrada non è raro che faccia 100-110, anche dove potrei fare molto di più, però in questo modo ho capito che faccio economia di fatica, arrivo più facilmente, arrivo più fresco là dove devo arrivare. Ho capito che se vado piano posso fare anche 500 km di seguito e quando arrivo sono ancora in forma. Se si va un po' più forte invece no. E oltre al fatto che evito di prendere multe e arrivo anche tutto intero, che non è da sottovalutare. Allora, Stefano, non hai un pelo sulla lingua, dici cose veritiere? E beh, sì, certo, è vero. Celeste, che tra l'altro saluto, grazie Celeste per tutto il lavoro di questi giorni. La cosa bella di tutto questo, io penso che Stefano non voglia fare di noi delle copie, ognuno di noi ha una visione personale del lavoro e ognuno di noi diventerà un artista diverso. Certo, ma infatti chi inventa uno schema, addirittura questi schemi hanno un nome che vengono addirittura, è un nome che viene addirittura depositato. Ecco, a me sembra una scemenza assoluta. È come se, non lo so, Picasso depositasse il suo toro, no? Ma che senso ha? Io posso tranquillamente rifare il toro di Picasso, eppure non sarò mai come Picasso. Non ha senso, perché queste persone che vogliono depositare il loro schema serve solo per fare dei corsi, perché purtroppo ci sono molte persone che ci cascano, perché in buona fede ci cascano, perché pensano che quella sia la via per fare le cose. Quindi vanno a fare questi corsi dove ti insegnano uno schema, poi dopo tu vai a casa e questo schema ti rendi conto che non lo puoi mettere in pratica quasi mai, effettivamente nella pratica, e ti mancano invece delle basi teoriche che ti aiuterebbero tantissimo. Eppure è così. Allora io cerco di insegnarvi le basi, perché poi voi con le basi sarete in grado di lavorare bene, da sole, senza di me, e ognuno per la sua strada. E beh, vi sembra poco? A me sembra tutto. Allora, attacco la luce. Ok, abbiamo attaccato la luce e così possiamo cominciare a fare qualche pelo. Quando ci siete... Allora, mi chiedete qual è la posizione giusta da avere quando facciamo il pelo? Allora, il pelo voi chiaramente lo fate tirando, perché noi abbiamo imparato, abbiamo già detto molte volte che il pelo è una linea e le linee si fanno tirando, quindi voi dovete sempre tirare. Quando tu hai in testa il fatto che devi tirare, la posizione ti verrà automatica. Non ci sarà più problema, perché tu sai che devi tirare e quindi la posizione ti verrà automatica. Lere scrive, grazie, mi stai aiutando a non essere più fregata. Mi fa piacere. Vediamo un pochino se riesco a beccare anche qualche commento su Facebook. Allora, velocità del lago, velocità da linea, fate tutto da linea, eh? Fate tutto da linea, ok? Ok. Perché sconsigli sempre di usare l'ago da 1, mi dice Simo. Sconsiglio perché l'ago da 1 è estremamente più difficile. E siccome noi qua non stiamo facendo un corso avanzato, ma stiamo facendo un corso che è mirato alle persone che, insomma, non ti dico che siano principianti, però io voglio che questo sia un video che quando un domani verrà guardato anche da una principiante avrà delle indicazioni per poter lavorare bene. Inoltre vi assicuro che lavorare con l'ago da 1 è veramente molto più complesso che l'ago da 3, perché scrive moltissimo meno, è un ago molto più pericoloso e non sempre, tra l'altro, è la scelta più giusta da fare, ok? Bene, allora andiamo sulla nostra pelle sintetica. Io cercherò di farvi capire, ad esempio, ecco, facciamo tutti ad esempio una linea di questo genere, vi fate una linea di questo genere, così almeno
si può capire da dove partire. Intingete il vostro pennello, che è l'ago, mettete la velocità della macchina da linea, quindi decidete voi quella che vi piace, e poi vi fate un certo numero di linee. Ora io cerco di farvi capire come fare. Vediamo se riesco ad avvicinare anche un po' di più, così vedete anche meglio. Ok, dovreste vedere. Io la mano la tengo un po' storta. La tengo un po' storta appositamente perché così voi potete vedere l'ago, eh. Però normalmente invece la mano sarebbe così. Però voi non vedreste nulla. Se tengo la mano giusta, cioè così, voi non vedete nulla. Non vedete nulla. Invece sto un po' storto in modo che voi possiate vedere l'ago. Ecco qui. Allora, vediamo se riesco a lavorare anche storto, eh. Anche di diversa inclinazione, anche un po' più lunghi. Cercate di fare la punta alla fine. Non stiamo facendo un sopracciglio, eh? È un esercizio che serve per imparare a fare il tratto che somigli al pelo. Non è un esercizio, ok? Cioè non è un sopracciglio. Non stiamo facendo un sopracciglio. Adesso non ci interessa il sopracciglio. Ci interessa saper fare un pelo. Pulisco. Ci interessa saper fare un pelo. Vediamo cosa esce. Ecco qua. Ecco qua. Ci interessa saper fare un pelo. Quindi giochiamo, facciamo un po' di peli. Senza schemi, non ci interessa. Non ci interessano gli schemi adesso, ci interessa solo imparare a fare un po' di peli. Il pelo in sé. Ora provo con la mano dritta, eh. Andiamo a inclinare anche un po' di più. Ok. Questo è un ago da 3 che sto usando. Vediamo se riesco a farvi vedere anche la differenza con altre misure di ago. Anzi, ci riesco sicuramente, devo solo trovare gli aghi giusti. Vi faccio vedere anche. Intanto voi continuate, potete continuare a lavorare, eh. Allora, vediamo un po'.
da 3. Questo che ho io è un ago da 3, da 35 direi, o da 30, o da 30, da 30. Ecco, vediamo adesso con l'ago da 1. Vediamo la differenza. Vediamo adesso qui, con l'ago da 1, vediamo un pochino la differenza, Vi faccio in mezzo a questi dei peli con l'ago da 1. Tanto così facciamo un po' di esercizio insieme. Poi voi quando ne avete fatti un po', quando ne avete fatti magari una ventina, una trentina, ecco così, li mandate sulla pagina Trucco Permanente Forum e io vi li guardo. Allora, guardiamo qua. Vedete quelli fatti con l'ago da 1 rispetto a quelli fatti con gli aghi con l'ago da 3, che sono ad esempio questi. C'è una grande differenza. Però non vuol dire che questi due peli, queste due misure, ad esempio, non possano convivere, Ad esempio, assolutamente possono convivere. Dipende sempre dalla situazione. Allora, tanto vediamo un po' le vostre domande. Per una pelle sensibile abbassate un pochino la velocità, certo. Miki Nicole dice: ho rincorso lo schema fino allo stremo e alla fine ho capito che non serve a niente. Bene, meglio tardi che mai. Perché poi con l'esperienza si capisce che lo schema non serve a niente. Allora, praticamente Vittoria mi scrive: Stefano, volevo dirti una cosa. Ieri ho visto in giro alcuni personaggi famosi del trucco permanente che stanno facendo praticamente i corsi che fai già tu per noi gratis online a pagamento. Lo so, ho pensato che ti hanno copiato perché, caso strano, sono le tue stesse lezioni. Ma è logico, ma perché mi guardano. A parte questo, vorrei dirti: perché non fai anche un corso a pagamento online in questi giorni, oltre a tutti quelli che fai gratis per noi? Io nei limiti delle mie possibilità lo farei volentieri, tutto quello che posso imparare da te va benissimo, il nostro guru. Grazie. Allora, Serena dice: se non ho capito ti puoi prenotare. Sì, in questi giorni sto facendo delle lezioni private, ma un corso vero e proprio online a pagamento non l'avevo previsto. Anche perché sinceramente si pensava che la quarantena a un certo punto finisse il prima possibile, invece mi sa che prolungheremo. Sto parlando di corsi online a pagamento per tutti, poi le lezioni private che in questo momento Stefano fa, per fortuna riesce a dedicare, sono un'altra cosa. Sì, certo, avevo capito. Sì, intendi dire un vero e proprio corso con tutto il metodo, come faccio, diciamo, dal vivo, farlo online. Allora, cosa penso dei corsi online? Penso che i corsi online possono essere un'ottima risorsa, ma non possono assolutamente sostituire un corso di persona. Sono un'ottima risorsa, ma non possono sostituire un corso di persona. Ora, se voi mi dite la cosa vi interessa, io posso preparare un corso online, diciamo così, vicino
come logica a quello che faccio dal vivo di persona. Ovviamente non sarà una lezione, ma sarà un certo numero di lezioni, ovviamente. Io volendo posso farlo. Chiaramente questa cosa ha senso se, prima di tutto, se vi interessa. Se vi interessa lo possiamo fare. In base a quante persone sono interessate a farlo, come dire, anche la questione economica sarà diversa, ovvio. E quindi niente, scrivetemi se questa cosa per voi può essere interessante, anche a fare, diciamo così, perché ovviamente quello che dico dal vivo non è proprio uguale a quello che dico su YouTube. Cioè, su YouTube, come lezioni come queste sono lezioni molto più discorsive, ma nel senso di divulgative, devono essere semplici per tutti. Ma molte cose che io faccio nel corso dal vivo, ovviamente per una questione anche proprio di ciclo, non le dico su YouTube perché non avrebbe senso. Ci sono un sacco di cose che io, se le dicessi adesso così e ve le sparassi al volo, non vi arriverebbero perché prima devo fare magari un discorso di 2 ore solo per arrivarci, no? Quindi, come dire, il corso online può arrivare ad essere abbastanza utile, sicuramente sì. Non potrà mai essere utile tanto come il corso dal vivo, ma comunque può essere utile. Il corso online fatto in un certo modo, ovviamente, non può essere gratis, ovviamente. Se siete un certo numero di persone, posso provare a organizzare qualche cosa nei prossimi giorni. In modo da giustificare il fatto che lo facciamo, ecco, no? E quindi potrebbe avere un'idea. Se vi interessa questa cosa qui, facciamo una cosa. Celeste, cortesemente, scrivi per favore un post sul gruppo Trucco Permanente Forum, mettendo magari un'immagine con scritto corso online, e così voi andate sul gruppo Trucco Permanente Forum, che è questo, quello che conoscete tutti molto bene ormai, e commentate sotto se siete interessate a partecipare a un corso a pagamento online, dove ovviamente il programma sarà un programma dove si vedrà più nel dettaglio e in maniera più didatticamente approfondita quello che è proprio il metodo di lavoro, no? Cosa che è impossibile in un video divulgativo, ma che invece è possibile in un corso vero e proprio, anche se fatto online. Diciamo, entro certi limiti si può fare anche una cosa fatta bene. Però è chiaro che, siccome per me sarebbe molto faticoso fare una cosa del genere, ha senso farla quantomeno se c'è un certo numero di persone. Allora, Celeste, se gentilmente mi vai a mettere questo post sul Trucco Permanente Forum, e se voi già da subito magari lo commentate, ecco, io se mi rendo conto che c'è un certo numero di persone che è disposta a farlo, allora mi attivo per farlo. Ok, nel frattempo sono certo. Sì, certo, Sandra mi dice non sarà uguale perché non puoi vedere la posizione della mano o la velocità di esecuzione, ma può essere utile. No, non è vero, posso vedere anche la posizione della mano perché ci sono degli strumenti informatici che lo permettono, assolutamente, no? Assolutamente. Ecco, chi non l'ha fatto si iscriva a Trucco Permanente Forum, così può commentare questo post. Ovviamente Sandra è da pensare bene, ma sul costruire un corso che sia utile e fatto bene, mi sembra che vi ho dato molte volte dimostrazione di saperlo fare, no? E infatti anticipo già che sarà diverso da una lezione online, che sarà efficace, che non potrà comunque arrivare a essere efficace come una lezione dal vivo, però sarà tutto diverso da quello che facciamo normalmente, ecco. Si può fare, se me ne date ragione,
ve lo metto su apposta. Lo faccio apposta perché ovviamente i programmi ce li ho già, devo solo adattarli a una lezione online. Ma si può fare assolutamente. Possiamo pensare, posso magari proporvi un paio di cose e vedete un po'. Però intanto devo capire se la cosa vi interessa, se ci sono un certo numero di voi che avrebbero piacere di farlo. Domenica mi chiede, ma anche per noi principianti? Beh sì, certo, possiamo ad esempio dividere, fare due corsi separati, uno per i principianti e uno invece per gli avanzati. Questo lo possiamo fare tranquillamente, questo è normale, si fa normalmente. Simo mi dice, se non costerà tanto lo farei volentieri. Beh certo, te credo, però è ovvio che, come dire, un corso vero e proprio, un costo ce lo deve avere per forza, No, non mi scrivete in privato, andate sul gruppo Trucco Permanente Forum, che conoscete benissimo, commentate sotto la foto che tra poco metterà Celeste, in modo di, anzi, se Celeste riesce a metterlo, diciamo, in tempo breve, ve la faccio anche vedere in diretta proprio, Intanto sto... Ecco, cominciano ad arrivare i vostri lavori, molto bene. Diamo il tempo a Celeste di fare tutto, ovviamente. Allora. Aggiorniamo la pagina. Ecco, il gruppo Trucco Permanente Forum, qui voi potete poi commentare, Oggi poi, alle 16, andrà in onda la... sesta ed ultima lezione del corso, quello che avevo fatto gratuitamente, Dermografo e colori. Quindi chi non l'avesse ancora vista può andarla a vedere, sarà l'ultima possibilità di vedere questa lezione. Dopodiché aggiorneremo la lista per gli attestati e nei prossimi giorni vi farò sapere come otterrete proprio fisicamente il vostro attestato, ok? Allora, intanto vado un pochino io a vedere le foto che avete mandato. Allora, le accetto io. Ma siete brave, Arrivo, adesso sto accettando i vostri post, così poi adesso comincio a correggerveli, Perché non si può chiedere a Celeste di fare due cose contemporaneamente, che Celeste è bravissima, efficacissima, efficientissima, intelligente, ce l'ha tutte sta ragazza proprio, no? Però due cose insieme giustamente non riesce a farle. Allora... ora ho accettato un po' dei vostri post e adesso andiamo a vedere. Allora, Maria Evaristo, che mi hai scritto? Ho sbagliato. Perché hai sbagliato? Ma no, ma figurati, va benissimo. Allora, questi qua sulla sinistra sei entrata un po' dura, diciamo così. Questi qua sotto invece vanno abbastanza bene, vanno già abbastanza bene. Sì, la punta c'è. Sì, dai, ci sei, sono anche abbastanza omogenei, va bene. Questi qua sotto sulla destra sono molto meglio di quelli della sinistra. Enrica Roberta, allora. Sì, ci sei. La punta ce l'hai. Ecco, la parte iniziale è un po' dura la parte iniziale, però la punta c'è. Vedete che queste lezioni sono servite, Ma io vedo nei vostri lavori, ad esempio su Enrica Roberta, da un giorno all'altro vedo i miglioramenti, Cioè i miglioramenti sono veramente notevoli da un giorno all'altro, Io li vedo proprio. Filippo, che non è altro che Anna, queste le fatte con la matita, Anna, ti vedo, Allora, non so come mai, sono un po' tremolanti, forse è la matita, sono un po' tremolanti, perché tu hai la mano migliore di così, Anna. Allora,
Federica Rondelli. Mi dice ho un ago a una punta, va bene, lo vedo. Mi dice so usare solo quello per il pelo. No, ma non è possibile, cioè, eccolo qua. Non è possibile, nel senso che se sai usare l'ago da uno, sai usare anche gli altri. Però vedi che gli aghi da uno, hai su tutti i peli, hai un po' il puntino all'inizio, no? Hai un po' il puntino all'inizio. Su tutti i peli hai un po' il puntino all'inizio. Quindi vai anche con quelli più grandi. Elitea. Allora, bene. La punta finale, attenzione, la punta finale, qua ci vedo un po' di svirgolamento, nel senso che secondo me, Eli, quando arrivi sulla punta poi acceleri tanto, ecco qua, almeno questa è l'idea che mi dà, perché vedo il grattato, mi dà quell'idea lì, però il pelo è bene, il pelo è fatto bene, certo. Allora, qui Cinzia, vedo che anche te migliori a vista d'occhio e mi fa molto piacere, brava, bravissima. Allora... il colore non è tutto perfetto, ma forse perché stai usando un colore tanto anacquato. Ecco, la punta c'è, ecco, attenzione perché falle un po' più curve, falle un pochino più curve. Allora, ok, torniamo alle correzioni, ecco qua. Poi, Deborah, colore molto anacquato, certo, si vede molto bene, molto brava, che bella mano precisa, molto bello. Più pilo per tutti, più pilo per tutti, certo, molto bene. Alessia, bene, benissimo, molto bene, ottime le punte. Questi sono peli, sì. Allora, Monica Lotti. Bene, Monica, perché 3RL da 0,35, questo è un ottimo pelo, fatto bene. Vedete che avete capito? Vedete che questi giorni passati insieme sono stati tanto utili, eh? Ana, allora, per essere una penna biro dovresti riuscire a fare più punta alla fine. Ok. Allora, andiamo avanti, accettiamo un po' di foto nuove, aggiorniamo la pagina. Celeste, accettami pure le foto nuove. Allora, Celeste, pubblica pure la foto per l'interessamento al corso, pubblicala pure, così intanto chi ho già corretto o chi sta attendendo può cominciare anche... Ok, e accettami pure un po' di lavori, Allora, eccolo qua, Celeste, vedete com'è brava e veloce, corso online, se interessata scrivi pure sotto il post per maggiori info. Allora, lo teniamo, lo contrassegniamo come comunicazione, quindi rimane in alto. Chi può essere interessata, mi raccomando, mi scriva sotto, sono interessata, sì, mi fa piacere, ecco, così almeno capiamo quanti siamo, quanti saremo potenzialmente, così io posso... capire, stabilire se si può fare, se come si può fare, che prezzo potrebbe avere, tutte queste cose qui, ok? Quindi mettetemi lì, almeno ci rendiamo conto se ha senso farlo, ok? Bene, andiamo a vedere gli altri lavori vostri. Teresa, allora, ago a una punta. No, Teresa, questa non è un ago a una punta. Questo non è un ago a una punta, questo è un ago da tre punte, Teresa. E devi fare un po', allora Teresa, tu devi fare un passo indietro e ricomincia magari guardandoti le lezioni dei giorni scorsi, quelle che abbiamo fatto sulle linee, e comincia a fare linee dritte, poi dopo un po' comincia a fare il pelo, vedrai che funziona bene. Alessandra Angeli,
Bene, l'unica cosa è che all'inizio hai un po' tanta punta, un po' tanta punta. Ricordati di entrare dolcemente, eh? Federica, bene. Tristemente, Biro. No, beh, bene, Fede, benissimo, benissimo. Lella annacquato puro. Oh, come sei precisa, Lella, mi piaci, eh? Allora, annacquato, sì, va benissimo. Per studiare il colore annacquato va bene perché il colore annacquato vi costringe ad andare lente. Ecco perché è utile il colore annacquato. Perché uno dice, ma perché mi fai far fatica gratis, Stefano? No, te la faccio fare perché vi costringe ad andare lente. Ed è un'ottima cosa. E poi il colore puro, bene. Ecco, attenzione che vedi qua, quando è sul colore puro, vediamo se riesco a fare così che vi faccio vedere una cosa carina. Se riesco a farvelo vedere, ecco qua. Non so se riesco a farvelo vedere. Sì, non so se si è visto, però lì hai una. Ecco, vedi qui, proprio qui, delle puntine. Vuol dire che quando esci troppo velocemente. Quando si formano le puntine alla fine, se sono così distaccate, è perché quando uscite, uscite troppo velocemente. E non va bene. Giada Vianello, Giada, hai fatto un bosco, molto bene, brava. Ottimo, ottimo, mi piace il tuo bosco. Sì, va bene. 3RL, 1RL, ottimo, ottimo, ottimo. Vedi che non c'è tutta questa differenza tra 3RL e 1RL. Il 3RL da 25 non è tanto diverso dall'1RL, quindi alla fine, a seconda delle condizioni, potete utilizzare l'una o l'altra cosa. Allora, Robby Roberta, sì, ok, con la penna Biro va bene. C'è un po' di punta anche qui. Allora, Serena, con la Biro su carta e su pelle sintetica. Ok, Serena la quercia, bene. Sì, attenzione anche con la Biro quando entrate, di non entrare lasciando la punta, eh? Serena. Roberta, bene. Roberta, molto bene. Caporaso, bene. Tra l'altro, Roberta, andate a vedere che bel lavoro che ha fatto credo sulle proprie unghie, no? Proprio a seguito della lezione di ieri, si è divertita e ha fatto un bel lavoro sulle unghie che l'ha pubblicata anche qua sul forum. Allora, Estefi. Quando lavori, fai i peli un po' più lunghi, un pochino più lunghi, e la punta un po' più a punta. Anche te, prima di fare dei peli, allenati un pochettino a fare le linee, perché ancora prima di fare il pelo hai bisogno di imparare a fare bene le linee. Poi vedrai che verrà da sole. Domenica, bene, però quando ti alleni, ne ho da fare per imparare, ma tutti ne abbiamo da fare per imparare, eh? Allora, Domenica, tu fai i peli, falli un po' più lunghi, falli proprio un po' più lunghi, prenditi un po' più di libertà, vedrai che andrai meglio. Laura Pica, molto bene, che foto sottile hai fatto, però molto bene, sei precisissima. Però, ecco, vedi, hai fatto dei peli col 5RL e con l'1RL, non c'è tutta questa differenza tra il 5RL e l'1RL, dovrebbe esserci veramente una montagna di differenza. Gianni, ho provato un po' con la matita, ok, bene, va bene, sì, certo, capisco che non sei abituato, è normale, ma va bene, cioè è tutto allenamento. Alessandra, bene, bene, benissimo. Alessia, perdono, Alessia Carbone, benissimo. Bene, direi che è tutto bene. Ago 3RL da 0,30, un ago come il mio, un ago come il mio, da 3RL da 0,30. Bene. Attenzione quando hai fatto qui questo sopracciglio, sei andata troppo veloce, hai accelerato con la mano. Attenzione, andate lente, eh? Ok, queste le ho già viste, aggiorniamo la pagina. Intanto vado a vedere un attimo i vostri commenti, ok? Un corso avanzato ci starebbe proprio, visto che il tempo per studiare e esercitarsi ora c'è. Il lato economico purtroppo è in quarantena anche lui. Eh sì, lo so, però come dire, io faccio tanto, credo che non ci sia nemmeno da dirlo, cioè io faccio una montagna di cose. Voi pensate a quante ore ho lavorato per voi in tutti questi giorni. Sempre gratis, totalmente gratis, sempre gratis. Però, come dire, se mi devo impegnare a fare un corso, ovviamente, come quello che facciamo dal vivo, non può essere anche quello gratis, eh? Perché, cioè, ovvio, non c'è ovviamente bisogno di spiegarlo, no?
Allora, Anna dice: a me interessa tantissimo, ma ho paura che non possa darmi la stessa preparazione che avrei frequentando di presenza. Beh, di presenza, io l'ho detto sempre, di presenza è comunque un'altra cosa, perché io di presenza metto la mia mano sulla tua, cioè ci sono delle cose che online non posso fare, però ci sono delle cose che online si possono invece fare e allora quindi si deve mediare. È ovvio che un corso online non costerà come quello di presenza, costerà meno, è logico, è ovvio, però comunque si avrà un costo. In base a quante persone sarete, cercherò di mantenere un costo che valga la pena. Se mi rendo conto che non riusciamo a farlo, non c'è nessun problema. Tanto io, finita la quarantena, ricomincerò a girare l'Italia regolarmente. Roberta dice: sono le mie unghie, grazie estetista. Sono le mie unghie, grazie maestro. Ok, sì, figurati, un piacere. Sei un grande Stefano, dice patrona. Un colore vecchio e secco, non avevo altro, qualche goccia d'acqua, ma niente di che, non scrive. Beh, non ti preoccupare, Alessia, va benissimo, hai fatto un ottimo lavoro. Sì, sì, ci sono, Johnny, lo so, ci sono degli strumenti molto validi per fare queste cose online, sì, sì, assolutamente. Allora, Stefano, sei molto paziente, molto bravo. A me avevano fatto le labbra e sopracciglia, ma non mi è rimasto quasi niente, soprattutto le sopracciglia. Allora, no, non voglio dire nomi, ovviamente, Non si dicono mai i nomi, mai farò i nomi io, Ciao Stefano, oggi vi seguo solo. Ok, certo Susanna, non ti preoccupare. Grazie per i consigli, non sto usando il mio dermografo perché è rimasto in negozio. Questo è un giocattolino e sul lago... va bene, non c'è problema. Ok, vado a vedere di nuovo i vostri lavori. Intanto aggiorno la pagina. E intanto si sta avvicinando il momento dell'estrazione anche di oggi, Prima però vi voglio dire cosa faremo nei prossimi giorni. Allora, Laura Pini. Laura Pini, ago 1, ago 3, bene. Non ho granché di cosa da dirti. Bene, Laura, bene. Anna, bene. Beh, ovvio, Anna è molto brava, mi piace il suo lavoro, quindi bene. Brava Anna, sì sì. Questo è un lavoro fatto sul foglio ruvido, con una china probabilmente. È bello, è molto bello. Vedete graficamente com'è bella la china, che bello, Daniela Morelli, ti sei allenata molto bene, brava, mi piace, sì. Allora, Valentina, stai usando un ago troppo sottile, Valentina, e sei un po' tremolante. Passa un ago un po' più grande. Quando con l'ago più grande avrai confidenza, vedrai che anche l'ago più piccolo lo riuscirai a usare meglio. Prova. Quando c'è qualcosa che non va, fate un passo indietro e ripartite. Vedrete che non vi sbagliate mai. È un po' come per il musicista, no? Che prima di imparare a fare un pezzo molto rapido, lo stesso pezzo lo studi a metà della velocità. Perché? Perché se lo studi a metà della velocità... E non puoi sbagliare niente, perché nella lentezza c'è tutto, nel movimento lento c'è tutto, puoi pensare a tutto. E allora il tuo cervello a un certo punto si integra bene col movimento che stai facendo e allora poi tu lo puoi accelerare. Quando un grande chitarrista che si chiama Frank Gambale diceva: voi dovete fare un esercizio, quando lo fate 10 volte senza errori aumentate la velocità. Ma 10 volte senza errori, allora aumentate la velocità, non una volta, 10 volte senza errori, allora aumenti la velocità e in questo modo riuscirai ad essere moltissimo veloce, molto di più di quello che tu pensavi e molto di più di quello che saresti stato se avessi subito iniziato a studiare veloce. Quindi si inizia lento, uguale, l'ago piccolo è molto più difficile, quindi quando tu sei perfetta con l'ago grande, allora passi all'ago piccolo, dopo però. Mayra. Bene, ok, c'è un po' di tremolio generale, un po' di tremolio generale, però bene. Michela, anche tu hai fatto una foto orizzontale. Allora, bene, ho usato un colore tanto anacquato, forse un po' troppo, oppure sei andata troppo rapida. Alessandra, bene, vedo che anche tu hai usato aghi di due misure diverse. Attenzione solo, ecco Alessandra,
all'ingresso del lago. C'è un pochino di punta, pardon, di pallino di ingresso nel lago, ok? Lella Cotticelli giustamente dice: si impara prima a camminare poi a correre. Certo, certo. Michela Nappo, molto bene, molto bene, mi piace, questo qua che hai mandato mi piace molto. Chiara, bene, belli precisi, anche te c'hai un po' di punta all'inizio, eh? Un po' di, non un po' di punta, un po' di punto all'inizio, lo dico, mi viene sempre punta, c'è adesso qualcosa di freudiano in questo, no? Ecco, un po' di punto all'inizio. Poi... ecco, qua Teresa l'ho già visto. Aggiorniamo la pagina per vedere se ci sono cose nuove. Celeste, tu accetta pure. Allora, Elena. Ago 5 RL. Bene, allora, per essere un ago da 5, bene. Un ago da 5 è un ago grosso, che ovviamente non è nato e non nasce per fare il pelo. Però è bene saperlo usare. Quindi è bene anche se vi allenate con gli aghi grossi, eh? Con gli aghi grossi imparate molto, anche dagli aghi grossi, perché imparate a inclinarli nel modo giusto, perché l'ago grosso, a differenza dell'ago piccolo, se sbagliate l'inclinazione viene fuori un disastro, molto di più che con l'ago piccolo. Elena, poi Iole, ti sei divertita a fare un sacco di, anche un sopracciglio. Mi sembrano buone. Attenzione alle punte, Iole. Sono un po' mozzate queste punte. Io so che tu le sai fare molto meglio di così. Silvia, vedo che ti stai divertendo, ci stai prendendo gusto, mi fa molto piacere. Bene, ecco, allenati bene con le punte. Allenati bene a uscire bene morbida quando fai le punte. Giuseppina... falli anche un po' più lunghi. Grazie di tutto, mi dice, ma figurati, è un piacere essere qui con voi. Falli anche un po' più lunghi i peli, falli anche un po' più lunghi. Però sei molto ordinata, vedrai che questo essere ordinato ti aiuterà. Niki Nicole. Allora, Niki, vedi? Tu qua ci proponi proprio uno di quegli schemi, no? Ecco, questo è uno di quegli schemi dei peli di cui io parlavo prima, no? Vedete che i peli confluiscono tutti su una linea, sono schemi che vanno abbastanza di moda in questo periodo, sono logiche del pelo che vanno abbastanza di moda e che però non trovano riscontro poi nelle sopracciglia reali, se vai a vedere. E qua, beh, si vede ovviamente, come dire, capisco che può essere interessante perché... potete essere attirate voi dal fare queste cose, lo capisco perché... graficamente, cioè come a livello di disegno, a livello estetico di disegno, cioè se io prendo un foglio e disegno questa cosa, è carino, è bello, mi dà goduria al vederlo, però non è verosimile. Cioè io se devo fare un sopracciglio, devo superare questa cosa, mi devo rendere conto che non mi interessa fare una cosa che sia figa, mi interessa fare una cosa che sia verosimile. Ecco, questo tipo di assembramento dei peli, ecco, in realtà non può esistere, non esiste, ed è tipico di alcune scuole di pensiero del trucco permanente, e io sinceramente scoraggio a utilizzare degli schemi, scoraggio decisamente. Detto questo, la tua mano è buona, hai un po' di velocità eccessiva nell'uscire dalle punte, nel fare le punte, e sei brava, niente da dire, la mano è buona, ecco, però... scoraggerei a utilizzare questo, cioè, hai fatto poca roba, però ovviamente ai miei occhi è chiarissimo che tu stai evidentemente seguendo, stai guardando delle altre lezioni, delle altre cose, giustamente, perché è giusto guardare anche altre cose, dove hai visto questo, ti è piaciuto e lo hai adottato, ecco, però attenzione, io scoraggio molto a farlo perché sulla pelle vera non funziona, o meglio funziona ma fai tutto tranne che una cosa verosimile. Ovviamente io ho parlato con Niki Nicole, ma mi sto rivolgendo a tutti, perché io quando esprimo il mio pensiero, ovviamente è per tutti, non è solo per lei, Maria, allora, bene, colore forse troppo annacquato, quindi non riesco a capire, oppure se è andata troppo veloce con la mano. Rosy Dabo, questo è un ago da 1.
Pelia Lux per te. È vero, hai scritto Lux, brava, forte, fortissima Rosy. No, no, non sei stata troppo leggera, secondo me. No, va bene, è che hai usato un ago che scrive poco, però brava, brava, grazie, bello. Marzia. Marzia, forse sei andata un po' troppo in profondità. Mi sa che tu hai usato un ago da uno, ma hai pestato un po' troppo. Secondo me hai tagliato. Francesca, bene. Ok, bene, mi piace. Sì, bene. Questo l'abbiamo già visto. Ok, aggiorno la pagina perché sicuro ci sono cose nuove. Ok. Cortesemente basta mandare foto, per favore. Sì, queste sono le unghie a cui mi riferivo prima. Come vedete, le ingrandisco così le vedono tutti. Vedete che è stata utilizzata la tecnica che abbiamo utilizzato ieri per i colori, per creare questo gradiente, questa sfumatura, cioè i colori che a gradiente sfumano da uno sull'altro, o meglio da uno scuro, lo stesso scuro diventa più chiaro. Molto bello, brava, forte, bello, mi piace. Allora, qui abbiamo Ela. Allora, l'ago RS non è un ago con cui fare i peli, ma probabilmente avevi solo questo a disposizione. La manualità è buona, la manualità è buona assolutamente. Caterina. Allora, Caterina, sei un po' pesante nel tratto e attenzione all'inclinazione della mano. Qui c'è un'inclinazione eccessiva della mano, Caterina? Quindi prova ad andarti a vedere qualche lezione dove ho parlato dell'inclinazione, torna indietro quindi e riparti da un passo antecedente, vedrai che verranno meglio. Ecco, vedi questa. Esatto, questo è proprio classicamente uno schema, è classicamente uno schema che io riscontro che uno schema del genere ha tanti errori in sé, cioè tanto può essere utile per tutti, ha tanti errori. Un lavoro del genere, che è uno degli schemi che si insegnano in giro, è uno dei vari schemi, o comunque adesso funziona, ha tanti problemi. Il primo problema è che i peli così in natura non esistono, non esistono. È solo un modo semplice per non pensare a dove devo fare i peli, perché io vado avanti con uno schema e boh, ed è come vi dicevo da pigri e da principianti, no? Cioè, ma non lo dico con cattiveria, lo dico come dire in consenso paterno, no? Ci mancherebbe altro, no? Perché non si tratta di pigri, cioè, se una persona che sa lavorare usa uno schema è perché è pigra, no? Se una persona che inizia usa uno schema è perché non sa come fare. Poi vedrai Rosy che lo togliamo, li togliamo gli schemi. Un lavoro del genere non funziona perché a distanza di un mese i peli non si vedono più, non esistono più i peli su sto. Se hai fatto un mazzo micidiale per farli e poi spariscono completamente perché tu con questa sfumatura fatta sopra, che tra l'altro sembra una treccia più che un sopracciglio, perdi completamente il pelo. Cioè, lo perdi completamente, no, non può più, non può funzionare. Perdi completamente quello che hai fatto. Quindi, per carità, non fate le sfumature sopra i peli, oppure non fate proprio i peli, perché fare una sfumatura sopra i peli, dopo un mese e mezzo, i peli non ci sono più. Questo l'abbiamo già visto. Ok, direi che ci siamo. Faccio un ultimo aggiornamento. Poi vi dico due cose per i prossimi giorni e poi facciamo l'estrazione. Vanessa, bene Vanessa, bello, mi piace. Ottima mano, mi piace. Ok. Allora. Dunque, ci sono diversi commenti per il corso online. Bene, vi ricordo allora, se può essere interessante per voi partecipare a un corso online costruito ad arte come corso e non come divulgazione come faccio di solito, commentate su questa foto che trovate nel gruppo Trucco Permanente Forum.
Allora, e dopodiché vediamo se c'è la fattibilità. Vi lascio commentare, diciamo, qualche ora e poi decido se ha senso o non ha senso. Poi, allora, quando ci rivediamo? Perché oggi, con oggi si chiude questo ciclo di esercizi insieme. Avevamo prefissato di fare 6 incontri. Abbiamo fatto con oggi 6 incontri con esercizi insieme, correzione insieme e via dicendo. Vi è piaciuto? Vi è piaciuto perché avete partecipato in tanti? Dai, ecco, intanto vado a vedere se ci sono dei commenti. Sì, ci sono. Anna dice: "Ti sono veramente grata per tutto ciò che fai, tutti noi ti loviamo, testimonia la nostra presenza." È vero. Teresa mi dice: "Che distanza consigli tra un pelo e l'altro?" È molto difficile perché in realtà io non consiglio una distanza tra un pelo e l'altro. Nel senso che se io ti dicessi 1 millimetro, tu faresti tutti i peli a 1 millimetro uno dall'altro e sarebbe uno schema, è sbagliato. Invece io consiglio, attenzione, non fateli attaccati. Mi sembra di aver dimostrato chiaramente che i peli io li so fare molto attaccati se voglio. L'ho fatto l'altra volta, vi ricordate che ho fatto in 3 mm 12 peli, no? Per chi c'era, no? Ma l'ho fatto in diretta, ecco, quindi però è sbagliato perché si attaccano. Quindi c'è tutta una logica su come costruire i peli, che però è come dire, io per come costruire i peli faccio un corso apposito che dura 2 giorni, è un corso apposito che dura 2 giorni proprio su come costruire i peli, che è il corso avanzato pelo per pelo, per capire la logica del pelo per pelo. Ok, come faremo? Dice. Non riesco oggi a inviare, ok. Piaciuto moltissimo, grazie. Mi fa molto piacere. Mi fa piacere che vi sia piaciuto, mi fa piacere molto. Oggi ho pulito il garage, ok. Stefano, ti stavo guardando le labbra. Sono meravigliose per essere tatuate? No, le mie labbra non sono tatuate. Però devo dire che, come dire, la natura con me è stata un po' antipatica con i capelli, però le labbra sono uscite bene insieme. Io ho la fortuna di avere le labbra molto ben delineate, cioè il vermiglio è staccato di netto dalla pelle e ho, diciamo, una proporzione corretta. E quindi, come, caspita, eh? Bene, allora. La replica delle 6 lezioni dove mette le presenze ci sono ancora. Oggi ci sarà la replica della 6ª lezione. Ok? Oggi ci sarà la replica della 6ª lezione. Ok? Bene, allora adesso vi dico cosa succederà nei prossimi giorni e dopodiché facciamo l'estrazione e poi ci salutiamo. Sempre chiarissimo, grazie di tutto. Sì, bene. Allora, cosa facciamo nei prossimi giorni? Dunque, io sono con oggi, mi pare, 15 giorni di seguito che sto andando in diretta, alcuni giorni anche 2 volte. Sono un po' stanchino, vi dico la verità, e quindi ho deciso, e credo che non ve la prenderete. Che domani mi fermo. Domani non farò dirette perché mi riposo un pochettino e anche perché mi sembra giusto magari dedicare una giornata intera anche a qualcun altro. Ok? Quindi domani mi fermo. Ci vediamo noi lunedì sera, quindi dopodomani, lunedì sera, come al solito alle 21, faremo un'altra bella lezione, parliamo di un sacco di cose, ci sono un sacco di novità, anche perché io userò la giornata di domani in realtà per riorganizzare tutta una serie di cose perché cerco di fare delle lezioni online, cioè ci sono delle questioni tecniche. Voi dovete sapere che per poter fare una lezione online ci sono tutta una questione, non immaginate che ambaradan tecnologico che ci vuole per fare queste lezioni, quindi ho bisogno adesso di mettere un pochino in ordine alcune cose, di ammodernare alcuni software, insomma di fare un po' di lavoro dietro le quinte. E non ho mai il tempo di farlo, e quindi domani, lo farò per voi e anche per me, insomma, per lavorare meglio, però insomma domani mi metto lì e faccio questo lavoro qua. Ci vediamo invece lunedì sera e questo lo vediamo. Ok. Poi, altra cosa, da stasera noi avremo tutte le presenze, quindi una volta che avremo definito tutte le presenze, metteremo un'ultima volta la lista online per vedere se ci fossero magari dei
e degli errori da correggere. Dopodiché vi spiegheremo come fare a ottenere il vostro attestato. Quindi sostanzialmente nel giro di qualche giorno, insomma, io spero entro la fine della settimana prossima, perché poi c'è il tempo tecnico, materiale che ci vuole per farli gli attestati, perché vanno fatti uno per uno, perché ci vanno i vostri nomi sopra, quindi vanno fatti uno per uno. Però insomma, entro la fine della settimana prossima, in teoria, dovremmo, dati al dolce far niente, no, mi dice, stai, riposati, dati, no, io, non esiste il dolce far niente, è che se io sono in diretta, non posso lavorare nel dietro, no? E invece ho bisogno di lavorare anche un po' dietro le quinte. E domani allora mi prendo la giornata e faccio questo. Poi, che cosa faremo nei prossimi giorni? Perché ovviamente, visto che la quarantena si prolunga, non possiamo non fare niente. Non siamo né pigri né principianti, quindi noi sicuramente faremo qualche cosa. Lunedì sera, sicuramente avremo le idee più chiare, sia per quanto riguarda il corso online, sia per quanto riguarda, come vi dicevo, che ho intenzione di fare delle cose belle, molto interessanti la settimana prossima. La settimana prossima vorrei fare non so quante, ma alcune dirette, così pomeridiane come queste, parlando anche di argomenti che vanno al di là del trucco permanente, per farvi aprire gli schemi, gli orizzonti il più possibile. Anche perché mi avete dimostrato molte volte che quando io divago un po', che vi racconto storie, vi spiego cose, in qualche modo vi interessa molto, vi piace molto. Quindi cercherò di fare un qualche cosa che non sia proprio specificissimo del trucco permanente, ma che sia ovviamente correlato al trucco permanente e che sono certo che vi potrà interessare. Quindi non è impossibile che alla fine magari ci organizzeremo per fare la diretta classica e il corso in un orario differente, ok? Però queste informazioni prendetele un pochino con le pinze, perché va ancora un pochino tutto definito, ok? Comunque non vi preoccupate, che continueremo a vederci, continueremo a stare insieme. Questa quarantena cercheremo di stare insieme il più possibile, anche perché in questo modo esorcizziamo un po' quello che ci sta succedendo. Esorcizziamo un po' la noia di stare in casa, esorcizziamo un po' la tristezza di tutte queste cose che ci stanno succedendo intorno, e quindi lo faremo, ok? Bene, ma non vi preoccupate, sì, mi state dicendo mi mancheranno, ma non vi preoccupate, si tratta solo di aspettare fino a lunedì sera, poi la settimana prossima qualcosa facciamo sicuramente, eh? Ok, bene. Qua mi dice, ma ci parli un po' di filosofia? Perché no? Magari una lezione ve la posso fare di quello, dove vi parlo in maniera divulgativa di queste cose. Perché no? Certo, si può parlare di tutto se vi piace. Anzi, magari datemi pure dei consigli su quello che vi piace, io cercherò di farlo. Prendete spunto dalle cose che ho fatto, detto fino adesso. Ok, molto bene. Direi che siamo... sono le 16:08... Potrebbe essere il momento giusto per fare l'estrazione. E allora a questo punto vediamo di fare l'estrazione insieme. Allora, andiamo a prendere il servizio che serve a fare l'estrazione. Un momento solo che lo cerco. Ecco qua. Mi chiedono anche la storia dell'arte, psicologia. Bene, ma su alcuni di questi argomenti posso darvi delle indicazioni, delle cose anche sicuramente interessanti, piacevoli. Sono certo di poterlo fare. Allora vediamo un po', mettiamo un foglio bianco sotto, così facciamo una cosa un po' carina con il nostro warm brown. Allora, il warm brown, eccolo qua, tanto così lo vedete. Eccolo qua, il warm brown che è in palio oggi. Allora. Mi raccomando, non dimenticatevi, se vi interessa, di scrivermi su Trucco Permanente Forum qua, su questa foto. Non dimenticatevi, perché altrimenti poi perdiamo, come dire, il momento e poi allora non lo facciamo. Allora, andiamo a cercare la pagina dell'estrazione del colore. Ecco qui, aggiorniamo.
Vediamo quanti sono i partecipanti di oggi. Storia del tatuaggio e diversi stili, anche questa è molto bella, certo. Preparatevi per il rullo, eh? Preparatevi per il rullo di tamburi. Allora, prendiamo il link. Oggi ci sono 103 commenti, copia. Allora, adesso. Allora, ci sono 99 persone che hanno partecipato, quindi l'estrazione sarà tra 99 persone. Quindi quando schiaccerò start sapremo chi tra le 99 persone che ha partecipato al concorso si becca il Worm Brown. Allora, rullate pure, rullate pure, rullate pure. 3, 2, 1, start! Allora, 3, 2, 1, start. Filippo Amico. Ma io resto abbastanza basito da questa cosa, perché la fortuna qua non è cieca, qua è ciechissima. Di nuovo Filippo Amico. No, ma cioè, dai, non è possibile. Ma io ci rimango veramente allucinato. Abbiamo fatto sei estrazioni e la stessa persona vince due volte. No, vi assicuro che, come avete visto, è tutto fatto dal computer, eh? Io non c'entro niente, eh? Ma ti rendi conto? Cioè, no, non è possibile, non è possibile, non è possibile. Cioè, o meglio, sì, è possibile, ma è molto poco probabile. Come vedete, ho fatto tutto davanti ai vostri occhi, eh? Oh, per carità, mi fa piacere! Mi fa piacere, eh? Anna, perché so che è Filippo Amico, in realtà è Anna, eh? È una roba allucinante. Ora, cioè, ora va bene. Ok. L'estrazione vi assicuro che è regolarissima, che come, potete farlo anche voi, autonomamente, no? È pazzesco, pazzesco. Sì, qualcuno sta dicendo che Q, che Q, che Q. Ok, che Q. Beh, allora, come dire, Anna ha vinto. Non si può dire, perché io vi assicuro col cuore in mano che è fatto assolutamente dal computer, o meglio dal sito, questo sito internet che fa apposta queste cose, e quindi vi assicuro, è una cosa assolutamente regolare. Siamo di fronte a un caso di una fortuna sfacciata, questo sì, questo sì. Che è assolutamente, ecco, qualcuno dice ammazza che culo, giustamente ci sta, anche se è una parola un po' del gatto, ma è giusto dirla, no? Anna, sì, hai vinto di nuovo tu, ma qualcuno dice dammi i numeri del Superenalotto, ecco, però allora chiariamo, cioè, per quello che mi riguarda ha vinto Anna, perché vi assicuro, cioè, ci metto il mio cuore in mano, cioè, provate anche voi. È un sistema del tutto estraneo dalla mia possibilità di metterci le mani su. Questo è ovvio, eh? Per dimostrare questa cosa, facciamo fare una nuova estrazione, comunque, per far capire che cosa ne dite? La facciamo un'altra estrazione? Giusto per far capire che comunque a Anna, come dire, cioè, è capitata. E facciamo un'altra estrazione, dai, facciamo un'altra estrazione. Così, solo per verificare che non venga di nuovo lei, eh? O meglio, Filippo, copia. Allora, copiamo di nuovo il link. Incolla. Lui si studia il link. Ok, giustamente dà di nuovo 99 partecipanti. Allora, facciamo una nuova estrazione giusto per vedere che risultato viene, per farvi capire che non è possibile modificare il risultato, eh? Poi l'ho fatto davanti a voi. 3, 2, 1, vediamo cosa succede. Ecco, vedete, qua è venuta un'altra persona. Vedete che adesso per non far rimanere male nessuno, lo facciamo di nuovo. Vedete, ecco, tutte queste persone da ora in poi mi odieranno tantissimo, no? Cioè, per farvi capire che vengono fuori nomi diversi. Cioè, come dire, per quanto si tratti di una situazione
decisamente poco probabile, e però è successo, no? Roberta dice, sì, ma ne ha già avuto uno, regalalo a qualcun altro. No, perché non è corretto. Lei, come dire, ha avuto... certo, è una situazione strana, ovviamente, no? Però ha partecipato. Se io compro due gratta e vinci e vinco tutte e due le volte, sono solo molto fortunato, ma di certo non ho fatto qualcosa che non va. Quindi, come dire... Anna è sfacciatamente fortunata, perché su 6 estrazioni, perché ne abbiamo fatte 6, ne ha vinte 2, e su, diciamo, circa su un centinaio di persone, è sfacciatamente fortunata, no? È stata, sì, Elisabetta giustamente dice, ha avuto moltissima fortuna. Tra l'altro anche Elisabetta è stata estratta una delle cose, quindi, niente, mi sembra... vedi, sì, certo, è stata molto, molto fortunata. Io stesso sono abbastanza invidioso di questa fortuna, eh. Comunque, vedete, sono cose che possono succedere, sono cose che possono capitare. E quindi, Anna, niente, ti becchi un altro colore, che devo dire? Mi sembra corretto così, hai partecipato in maniera del tutto onesta, l'istrazione è stata fatta in maniera del tutto, come dire, non truccabile, non è possibile, anche perché per un colore, cioè, così non avrebbe senso. Mi spiace che magari può essere strana questa cosa, però vedete, sono cose che possono succedere, ancorché improbabili, sono cose possibili. E come diceva Spock, no, eliminando le cose impossibili, tutto ciò che è improbabile potrebbe essere la verità. Spock, sapete chi era, no? Era il vulcaniano dell'Enterprise, no? Il primo ufficiale dell'Enterprise di Star Trek. Eliminando tutto ciò che è impossibile, tutto il resto, ancorché improbabile, deve essere la verità. Ok? Va bene, vi auguro buon pomeriggio. Ci vediamo domani... No, domani no, che è domenica. No, ci vediamo lunedì sera. Nel frattempo... restate in controllo di quello che facciamo sul gruppo Trucco Permanente Forum e magari condividetelo un pochino. Vi auguro buona giornata. Ciao, 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 ciao. Vittoria mi dice non rammaricarti. No, no, ma perché sono io che sono rimasto un po' così, no? Perché poi sapete, sono quelle situazioni che potrebbero dare adito alle male lingue. Che non voi, ma non parlo di voi ovviamente, perché magari da fuori qualche ecco, visto Stefano Strano, ecco, adesso ve la faccio la vocina, hai visto Stefano Strano, c'ha le estrazioni truccate, qua, ecco, hai capito, quelle robe lì, semplicemente no, io invece, invece molto semplicemente abbiamo una persona tra noi che è sfacciatamente fortunata, ok, quindi è incredibile. È incredibile, succede anche questo. Vi voglio molto bene, perché come farai a passarmi un pomeriggio così divertente? Dai, ciao. Adesso va in onda la 6ª puntata, eh? Ciao.